due notizie molto interessanti che insieme creano una notizia a dir poco sorprendente, soprattutto per chi come me, come noi, segue i videogiochi da parecchi anni, diciamo anche decenni. Ma andiamo con ordine. La prima è che Sony ha iniziato a censurare alcuni dei giochi che compaiono nella libreria PlayStation. Cosa è successo? Il primo è stato Senran Kagura. Senran Kagura è un gioco giapponese molto particolare, è un action. Nell'ultimo capitolo include una modalità che si chiama Intimacy Mode, dove è possibile praticamente spogliare le protagoniste e anche in qualche modo arrivare persino a palparle. E poi, come secondo esempio, abbiamo l'ultimo e ben più famoso, soprattutto qui in Europa, Devil May Cry, dove nella versione PlayStation vengono appunto censurate alcune scene in cui viene mostrato il fondoschiena di uno dei personaggi, e questo fondoschiena viene coperto da questo vistosissimo effetto di luce. Ok, Sony è preoccupata per la grande visibilità che certi titoli che un tempo sarebbero passati in secondo piano, non sarebbero stati visti da un gran numero di persone, ma che oggi con lo streaming diventano di pubblico dominio in tutte le parti del mondo. Quindi questa preoccupazione ha portato la compagnia giapponese, anche se ormai è quasi del tutto americana, ad operare alcuni cambiamenti. Cambiamenti dettati da una linea guida non scritta e quindi che sta generando alcuni problemi per chi sviluppa questo genere di contenuti. Nel senso, da quel che si è capito è che Sony non si pronuncia fin quando il gioco non è completo e non viene appunto mostrato alla dirigenza, che a quel punto decide se è opportuno o meno fare qualche cambio, che è di una cosa di per sé già scandalosa. Perché, parliamoci chiaro, Sony è da sempre vista come quella che delle tre, insieme a Microsoft, si è specializzata in un pubblico più adulto, mentre Nintendo, lo sappiamo bene, è quella che spesso e volentieri viene vista come la casa che più pensa, più si rivolge al pubblico giovane. È una cosa sorprendente perché Nintendo, mentre Sony sta passando per quella che appunto è tornata a censurare i suoi giochi, Nintendo sta prendendo la parte, praticamente la direzione opposta, e ha da poco rivelato che non adopererà più nessun cambiamento ai suoi giochi, non ai suoi giochi, anzi, ai giochi terze parti che decideranno di funzionare anche sulle sue console, perché poi ognuno con i suoi giochi fa quel che vuole. Nintendo però, praticamente cosa ha detto? Ha detto che non farà più censura, e sappiamo bene che l'ha fatta in passato, e praticamente i giochi verranno certificati e poi indicizzati in base alle categorie di utenti che potranno utilizzarli, semplicemente grazie ai sistemi di rating che già sono in piedi in ogni parte del mondo occidentale, quindi il PEGI in Europa e il ESRB in America. Perché suona così sorprendente? Perché Nintendo di fatto è stata praticamente, ha ricoperto il ruolo di capro espiatorio nel 1992 proprio per la creazione di queste agenzie di rating, con il caso Mortal Kombat, che usciva in contemporanea su Sega Mega Drive e Super Nintendo. E chi c'era sa bene che nel 1992 la versione Sega Mega Drive era praticamente integra, con tutta la violenza, attivabile però con un cheat code, mentre quella Super Nintendo edulcorata di sangue e fatality. Da quel momento in poi, diciamo che i paesi sentirono l'esigenza di creare questa agenzia di rating e Nintendo praticamente divenne l'azienda attenta ai più piccoli. La casa per i bamboccioni, dicono chi preferisce pungolare il gigante di Kyoto. Quindi diciamo che i ruoli si sono di fatto invertiti. Naturalmente noi sentiamo di sposare appieno l'approccio di Nintendo, come un tempo abbiamo sposato pienamente quello di Sega e di PlayStation e successivamente anche di Microsoft. E non vediamo il perché chi costruisce le console debba mettere bocca nelle produzioni di chi poi crea il software. Esistono le agenzie di rating, esistono per un motivo, utilizziamole fino in fondo e soprattutto viva la libertà di espressione.
naturalmente seguendo certi limiti che naturalmente cambiano logicamente da paese a paese, da continente a continente. Sappiamo che i giapponesi sono un po' più permissivi con l'erotismo, da noi un po' meno, ma se uno sviluppatore vuole fare un gioco con certe tematiche, non vediamo davvero quale sia il problema nel momento in cui c'è un'età consigliata. Anzi, forse il problema è proprio quello, che al momento è solo un'età consigliata, quando in realtà ci dovrebbe essere una classificazione un po' più draconiana, un po' più limitante, quindi non più un consiglio, ma un vero e proprio limite, in modo che il mercato, l'industria, oggi più che mai matura, possa finalmente ospitare, senza sentirsi in colpa, anche prodotti per adulti. Fateci sapere cosa ne pensate e naturalmente non mancate di seguire tutti i nostri canali, multiplayer.it, YouTube, Twitch e chi più ne ha più ne metta. Alla prossima!